Aiuto, aiuto Rez, non ce la faccio, non ce la faccio veramente più. Ennesima sconfitta, terza consecutiva e quest'oggi di cosa vogliamo parlare? Quest'oggi comunque il Crotone ha fatto la sua partita, ha avuto le sue occasioni, purtroppo non siamo riusciti a finalizzarle a dovere, neanche a sfruttare il vantaggio, ma io tanto ero certo che. Ma a parte che vabbè, un arbitraggio, partiamo da qui, scandaloso, non tanto per i falli, ma anche l'espulsione. Che cazzo di espulsione è? Scusate, cioè il primo fallo, cioè, a parte che va bene che fa fallo tattico, ma dopo 2 minuti lo puoi ammonire a proietti. Che cazzo di giallo è? Dopo 2 minuti, che, cioè, vabbè, lasciamo stare. Il secondo giallo c'è perché fa un fallaccio su Zanellato, giusto, però. Come si fa ad ammonire dopo 2 minuti per un fallo tattico? Lascia correre, già qui l'arbitraggio è partito male. Poi ogni cazzo di contatto fischia, secondo tempo ogni cazzo di contatto fischia, poi sempre contro di noi ovviamente, perché poi siamo noi a fare più falli rispetto alla Ternana ed è normale che poi ci fischiano noi contro i falli, anche se a volte alcuni falli anche abbastanza palesi a favore nostro non li ha fischiati, ma ovviamente non mi interessa anche perché non penso proprio che l'arbitro sia stato contro, ma. Ripeto, arbitraggio veramente inguardabile. Spero che ci siano dei provvedimenti perché non si può vedere una partita arbitrata in questa maniera in cui già loro su 10 contro 11 perdono tempo che a go-go, pure l'arbitro ci si mette a fischiare ogni 2 secondi. Veramente non si può andare avanti così. Cioè, che cazzo di partita abbiamo visto? Poi, ripeto, l'espulsione secondo me non c'era. Ma non c'era perché il primo giallo non lo puoi dare dopo 2 minuti un fallo tattico. Va bene che fallo tattico, ripeto, ma non puoi dare giallo dopo 2 minuti. Cioè, questo secondo me è il punto. Primo fallo, va bene che fallo tattico, ripeto, ma primo fallo da giallo, ma anche Molina ha preso un giallo dopo qualche minuto che ha fatto fallo tattico sulla tre quarti avversaria, ma puoi dar giallo perché fa fallo tattico sulla tre quarti avversaria, primo fallo. Al decimo del primo tempo ha fatto fallo Molina sulla tre quarti della Ternana. A 80 metri dalla porta nostra e da giallo per fallo tattico. Va bene che ha fatto fallo tattico, porco Diaz, ma a 80 metri dalla porta. Ma veramente, che cazzo c'è? Gestione dei cartellini pure da questo punto di vista qui, che lasciamo stare. E ripeto, di cosa dobbiamo parlare? Di una partita che il Crotone comunque in realtà parte con un modulo comunque diverso perché giochiamo con il 3-5-2 con Giannotti esterno. E nonostante partiva Borello comunque titolare nella formazione ufficiale della società che ha messo comunque su Instagram e sulle varie i social media, comunque Crotone che parte con il 3-5-2 con Giannotti a destra, Molina a sinistra, difesa 3, eccetera. E un primi 20 minuti in realtà comunque tutto sommato in cui la Ternana fa girare più palla, mentre anzi in realtà i primi 10 minuti poi fino al gol dei Falletti, una partita in cui sono loro più a gestire la palla, a farla girare. Comunque cercare di comandare la manovra mentre noi proviamo più che altro a ripartire e renderci pericolosi in ripartenza anche con i lanci comunque in avanti, cercare i movimenti degli attaccanti negli spazi. Per il resto, comunque il nostro piano tattico diciamo che viene un po' sputtanato dal gol di Falletta. Il decimo minuto, infatti, Crotone che non riesce a spazzare la palla. Palla in area di rigore, comunque situazione abbastanza confusa, quindi a un certo punto comunque la palla viene spazzata a parte di Del Searu, prosegue l'azione, contropiede che stava partendo da parte nostra, stavamo comunque imbastendo un contropiede, però perdiamo la palla a centrocampo, la recupera quindi la Ternana che con Falletti avanza fino ai 25 metri, tira una saracca sotto al 7. Gol fantastico da parte di Falletti, tanto quanto inaspettato, e 1-0 Ternana immediatamente perché fino a quel momento aveva avuto due occasioni dopo 25 secondi, tra l'altro a 0 metri perché ha avuto un'occasione a tu per tu con Festa, però per il resto non è che abbia fatto chissà che la Ternana per passare in vantaggio, cioè ha fatto gol sì, ma non è che sia ampiamente meritato. Al quindicesimo Crotone che poi ha subito la prima occasione per pareggiarla, una delle tantissime occasioni avute per pareggiarla, contropiede con Maric che allarga per Giannotti che porta molto bene palla avanti, serve Mulattieri che dal limite dell'area tira, fa un tiro un po' particolare che si stampa comunque sul palo, primo dei tre legni colpiti quest'oggi e comunque quindi palla che non entra in porta. Poi
Successivamente al gol subito, partita un pochino più equilibrata, dove comunque la Ternana nei momenti in cui riparte ed attacca si rende pericolosa e mette in difficoltà il Crotone, che dal 20° in poi inizia a sostanzialmente dominare, diciamo così, ad avere più il pallone del gioco, a cercare di far girare palla, anche prevede una Ternana che si abbassa moltissimo e prova più che altro a ripartire, si affida alle ripartenze. Questo è. Grandi occasioni fino al 40° in realtà non ce ne sono, una partita comunque sicuramente con tanti contrasti, eccetera, però priva di grandi occasioni fino al 40° in cui Crotone che riesce a rendersi molto molto pericoloso. Prima occasione al 39° nello specifico con un angolo di Vulic o di Estevez, ora non mi ricordo, mi sembra forse Estevez, che la mette in mezzo, Canestati riesce a colpire di testa, palla che sbatte sul terreno e si alza di pochissimo sulla traversa. E quindi occasione importante, poi espulsione di Proietti per doppia ammonizione, ripeto, secondo me ingiusta più che altro perché dal mio punto di vista dare un giallo per un fallo tattico dopo 2 minuti no, cioè va bene che fallo tattico, però no, cioè dopo 2 minuti non puoi dare giallo così veramente, ma così come anche quello anche a Molina, stesso discorso, non, secondo me non si può dare un giallo così, poi tutti i falli fischiati, cioè tutti i contattini fischiati veramente. Poi vabbè, a parte che diversi contatti che ha fischiato a favore della Ternana, quando li ha fatti la Ternana contro il Crotone non li ha fischiati, però vabbè, a parte questo, forse ha voluto un po' compensare l'espulsione, non lo so che cosa ha voluto fare, però certamente non è che mi abbia convinto particolarmente l'arbitraggio, anzi. E certamente non è che abbiamo perso per l'arbitraggio, non sto dicendo questo, io sto constatando un arbitraggio scandaloso, ma non ho assolutamente detto che abbiamo perso per questo, ci mancherebbe altro. E detto questo, un Crotone che inizia ad avere una valanga di occasioni, punizione di Vulic per via di quel fallo di Proietti, limite comunque dai 25 metri, punizione di Vulic che trova un'ottima risposta di Iannarilli e tra l'altro mi sembra che abbia colpito anche la traversa. E poi comunque in questa fine del primo tempo ha avuto almeno 4 occasioni per segnare, tra cui due ottimi interventi di Iannarilli, un tiro fuori di Vulic di poco, ha avuto una serie clamorosa di occasioni da gol che però Crotone che non ha saputo sfruttare, anche certamente per i legni, ma i legni sono fatti apposta per essere lì, se li colpisci vuol dire che non sei stato preciso a dovere, quindi non è che ci si può attaccare al palo o alla traversa. Ma così come anche al portiere, il portiere avversario è lì per parare, se para non è mica, cioè, cosa vogliamo dire? Va bene, ha parato, ma bravo lui, non è che si può dire tanto. E quindi un primo tempo che parte in salita, però Crotone che a lunga riesce a reagire e crea tantissimo, ma come spesso è accaduto con Modesto, ripeto, non si riesce a segnare, questo è il problema. Ovvio che la partita io già sapevo come sarebbe finita perché soprattutto al 60° in poi io mi son detto, ma come praticamente sempre accade nel calcio in questo tipo di partite, se al 60°, 65° non fai, non segni, non segni più. Se al 65° non riesci a pareggiarla, non la pareggi più, non segni mai più. E infatti avessimo giocato altri 150 minuti, comunque la partita terminava 1-0, anzi forse facevano anche il secondo. E perché, ripeto, non avendo segnato fino a più o meno al 60° circa, poi si cala di intensità, loro fanno i cambi e si chiudono ancora di più e quindi poi diventa complicatissimo segnare. Infatti è successo questo. Ma a parte questo, Crotone che approccia anche bene al secondo tempo perché dopo pochissimi minuti colpisce una traversa, palla recuperata da parte di Mulattieri che arriva al tiro ancora una volta da fuori area, Saracca che si stampa sulla traversa e Iannarilli ha preso anche quella perché l'ha toccata Iannarilli e poi traversa. Partita che prosegue comunque su ritmi abbastanza importanti, Crotone che cerca di far girare palla, cerca di affondare, diverse volte però sbaglia anche nell'ultimo passaggio e certamente anche per via di una difesa che era molto bassa, molto chiusa e difficile da scardinare ovviamente perché erano tutti dietro. E infatti a me mi fa incazzare l'espulsione perché ci ha condannato. Cioè, avessimo giocato 11 contro 11 forse ce la potevamo anche giocare, però 11 contro 10 loro si chiudono, mettono 10 uomini dietro la palla e quando segni più, mai, anche perché poi, ripeto, per errori nostri oppure per ottimi interventi del portiere, il gol non arriva.
Arriva però comunque una serie di occasioni, ripeto, importanti fino al 70esimo, ecco, sostanzialmente, perché al 74esimo c'è un'occasione, il gol annullato a Molina, tiro da fuori di Vulic deviato da Sorensen, mi sembra, palla che rimane lì, Zanellato che commette fallo su Diakité e Molina che segna nel frattempo, però un fallo che, allora, io onestamente potevo anche lasciarlo passare, però cioè, alla fine Diakité prende posizione, Zanellato lo tocca da dietro, il fallo c'è. Soprattutto c'è anche considerando il metro di giudizio dell'arbitro che fischia anche quando l'aria fa così, l'aria ti dà una carezza sulla guancia, ecco, fischia anche lì, quindi è normale che lo fischiasse, quindi vabbè, il gol annullato ci sta. E per il resto, comunque, Crotone che qualcosa in contropiede soffre, comunque rischia, perché la Ternana riparte in contropiede in alcune situazioni, soprattutto al 50esimo e 60esimo, ha avuto due punizioni importanti la Ternana che non ha sfruttato, ma per il resto qualche contropiede qua e là, ma abbastanza sporadico, ed una partita che dal 75esimo in poi si conclude su 1-0, perché tra una volta che perde tempo la Ternana, l'altra volta che l'arbitro fischia il fallo, l'altra volta che fanno i cambi e tutto il resto, ovviamente poi i ritmi si abbassano tantissimo, il Crotone cala di intensità. E nonostante i cambi non riesce comunque poi a riaprirla. E anzi è la Ternana ad avere le occasioni più pericolose nel finale, perché all'84esimo punizione dalla destra, palla che comunque rimane lì, Boben la colpisce e Festa compie una grandissima parata per evitare il 2-0. E finale poi comunque confuso, ripeto, in cui la Ternana ha avuto paradossalmente più occasioni per fare il secondo, soprattutto con Mazzocchi in un'occasione, per il resto quasi facevano anche il secondo. Comunque, prestazione, cioè, comunque il Crotone ha fatto la sua partita, ha giocato, ha creato, non ha segnato, ma ripeto, non è la prima volta, perché a Cittadella, in casa col Como, tantissime altre partite buttate perché non abbiamo saputo segnare nei momenti giusti della partita. Io ve l'ho sempre detto, anche quest'oggi il problema cos'è stato? È stato il non essere stati in grado di segnare nei momenti giusti, cioè dal 40esimo al 65esimo, lì dovevi segnare e riaprirla, e poi la potevi anche tranquillamente vincere. Però non segnando in questi momenti qui, poi è normale che la perdi, nel senso che cioè, ci sarebbe voluto veramente un colpo di genio per poter riaprirla, ma a parte questo, sconfitta comunque meritata, perché a conti fatti ragazzi, abbiamo creato molto di più, abbiamo anche comunque in virtù della superiorità numerica. Però comunque meritavamo certamente di più, tre pali colpiti, miracoli del portiere, anche loro hanno avuto le loro occasioni per chiuderla, però hanno avuto le loro occasioni, cioè se mi vengono a dire tifoso Ternana e abbiamo avuto anche le occasioni la Ternana le ha avute dopo che il Crotone ha preso tre pali, ha fatto tre miracoli a Narilli, quindi le ha avute dopo questo, quindi il Crotone merita poi sempre la regola del chi segna ha ragione, però considerando le occasioni create, merita perché le occasioni avute prima. La Ternana ha avuto le occasioni quando il Crotone ha preso tre pali e tutto. Poi, se vogliamo fare la somma, allora sì, possiamo dire che comunque più o meno siamo lì di occasioni create, ma comunque certamente il Crotone che meritava di più, però in questo momento di campionato gira così. Può accadere che magari in altri momenti del campionato ci girerà invece tutto a favore, magari saremo noi a perdere tempo, un chiaro segnale di inferiorità, perché io penso che chi perda tempo si dimostri semplicemente inferiore perché per vincere, pur di vincere, non ha altro modo che perdere tempo, cioè si dimostra inferiore rispetto a te, perché devi fare il disonesto oppure perdere tempo per poter vincere, perché se no non ce la fai a giocare comunque alla pari, non ci si riesce, quindi è un comportamento che tutte le squadre fanno, ma che io reputo di inferiorità nei confronti dell'avversario, perché semplicemente tu stai dicendo io giocando alla pari non riesco, io non dico che non bisogna perdere tempo, però non così tanto, ecco, spariscono i palloni, cose così, ecco. Così dimostri semplicemente inferiorità e basta. Poi hai vinto, per carità, non è che toglie l'inferiorità. L'inferiorità la dimostri nei momenti in cui tu perdi tempo e semplicemente non dici chiaramente non ho altri metodi per poter gestirla, per poter affrontarti. Devo perdere tempo perché sennò rischio di prendere gol. Invece no, la giochi a viso aperto, prendo gol, vabbè, ci può stare. Però la gioco a viso aperto.
non mi dimostro inferiore nei confronti degli avversari, ma poi alla fine hanno vinto, ma questi sono altri discorsi. Io sto parlando della questione del perdere tempo. Detto questo, Crotone che quindi perde un'ennesima partita e in ottica classifica la situazione è sempre più preoccupante perché con questa sconfitta Crotone che è terz'ultimo a 8 punti, adesso Vicenza ci può anche scavalcare tra l'altro, vedremo un po' che cosa farà, meno 9 dalla Spalla in zona salvezza, meno 6 ancora dall'Alessandria, meno 7 dal Cosenza e con la Peti in più ovviamente purtroppo e ragazzi, situazione sempre più complicata. Non so in che cosa Marino dovrà fare per poter comunque risolvere la situazione. Io semplicemente penso che il Crotone debba riproporre la prestazione di oggi, specialmente dal 20° al 65° e poi i gol arrivano perché quest'oggi comunque io penso poco, cioè la sfortuna nel calcio c'è fino a un certo punto, però comunque quest'oggi le occasioni le create in un altro momento secondo me cioè oggi cioè in un altro momento del campionato una squadra in fiducia oggi faceva 6 gol, cioè oggi la Ternana una squadra in fiducia faceva 6 gol, non ne faceva uno, ne faceva 6, non c'è, essendo comunque anche un po' di frenesia, essendoci stata anche un po' di frenesia di nervosismo poi per comunque il fatto che non siamo riusciti a segnare non siamo poi comunque ripeto è stato in grado di pareggiarla, però sono certo che se dovessimo avere le stesse occasioni la prossima partita, magari essere leggermente più in fiducia, ne facciamo 5. Questo è, però ovviamente sono tutte ipotesi purtroppo. Prossima giornata in cui ospiteremo la Spal, partita da vincere senza se senza ma, con una squadra che comunque è lì come noi, lotta per la salvezza attualmente, seppur a livello di rosa e di monte ingaggi, una squadra comunque di altissimo livello. Per quanto riguarda invece le statistiche, tiri 16 a 22, tiri in porta 7 a 5, possesso palla 29 a 71, occasioni pericolose 3 a 5. A questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.